Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutti per la possibilità che mi è stata data di aver realizzato questo festival, terra mia. Questa è solo la prima edizione, ma spero che ce ne saranno altre. Magari l'anno prossimo potremo fare la seconda, potrebbe diventare anche una tradizione, spero almeno. Questo festival, come dicevo ieri, è stato creato proprio per creare cultura, ma unione nella popolazione e dare un messaggio un po' di speranza soprattutto. Stasera avremo delle tematiche diverse, affronteremo delle tematiche completamente diverse, nonostante il fatto che gli autori di questi libri sono comunque calabresi, quindi appartenenti alla nostra terra, ci rispecchiano nelle nostre un po' ideologie, nelle nostre tradizioni. Abbiamo dei tipi di romanzi. Un po' fantasiosi, tra lo storico e il fantasy, mentre ieri abbiamo affrontato temi quali la sanità calabrese, il fine vita, abbiamo affrontato temi totalmente diversi, molto importanti e sui quali riflettere. Stasera ci rilassiamo un po'. Con dei romanzi che comunque sono molto belli, sono anche corposi. Il primo è scritto da Riccardo, che abbiamo qui, che si chiama, scusate, La compagnia La del lupo. compagnia del lupo è la 40ª porta e verrà descritto dall'autore insieme a Rita Giura. Poi abbiamo in successione il libro di Marco Amendola, che è un libro di poesie scritte da lui, quindi andiamo a cambiare completamente argomento, però devo dire che c'è da riflettere molto anche su queste poesie. Poi abbiamo il terzo libro, che verrà descritto di Giovanni Seta, che La conchiglia è La d'argento. conchiglia d'argento, e quindi io vi lascio alla presentazione del primo libro. Grazie. Diamo la parola a te. Intanto buonasera a tutti. Io mi onoro come sempre di presentare, perché Riccardo spesso mi porta dietro come un pacchettino postale, Essendo giusto con per lei. rimanere in tema, visto che siamo colleghi. Mi onoro di essere innanzitutto amica, mi chiamo intanto Rita Giura, mi onoro di essere non solo amica proprio da un punto di vista sentimentale con Riccardo Cristiano, nonché con Marco Marchese, che è l'editore di questo libro. E nello stesso tempo questo libro, diciamo, l'uscita di questo libro ha significato anche un qualcosa di particolare per quanto mi riguarda, no? E soprattutto il fatto di averlo letto con una certa attenzione e di cercare ogni volta di trovare delle domande che possono essere diverse, ma in realtà noi cadiamo sempre a fagiolo rispetto a certe argomentazioni. Intanto La compagnia del lupo e La 40ª porta, già il significato che poi lo svisceriamo dopo parola per parola, come aveva già accennato Nicole, l'argomentazione è di archeofantasy. Molti di voi naturalmente sanno di che cosa stiamo parlando, perché questo miscuglio di fantasia rispetto ad un dato che è prettamente scientifico, tecnico e storico, però che si abbina a questa archeologia che spesso e volentieri è sottoposta anche come dire, a delle considerazioni che non sono prettamente scientifico-storiche o comunque tecniche, come dicevo prima, però dà la possibilità anche di divagare, di mettere il proprio, di
di dare una spiegazione che può essere anche personale, però che si avvicina molto a quella che è la realtà. Perché archeo fantasy? Perché spesso noi abbiamo nel libro il riferimento a determinati punti che sono ambientali, storici, quasi sconosciuti, che Cristiano ha voluto, che Cristiano ha usato il nome, il cognome, va bene, che Riccardo ha voluto ripercorrere attraverso dei percorsi fatti con fatica. Ma anche con piacere, e dai. Anche con piacere, però la riscoperta anche di posti che per noi sono assolutamente sconosciuti. Per cui la prima domanda che viene in assoluto, questa me la sono scritta insieme alle altre, quindi giusto per seguire una linea di conduzione, mica peraltro, è il innanzitutto come è nata l'idea di questo libro. Allora, grazie a tutti per essere qui oggi, grazie a Nicole per aver ideato un festival che ci permette di confrontarci sia come autori ma anche come persone che magari ascoltano anche dei libri per la prima volta. Tu mi chiedevi come nasce insomma il libro La compagnia del lupo e la 40ª porta. Nasce sicuramente dall'esigenza di raccontare dei luoghi. Raccontare dei luoghi in maniera diversa da come li si raccontano di solito. Io per anni ho fatto escursioni in giro per la Calabria facendo parte anche di un'associazione e mi sono anche cimentato nel raccontare le leggende che si trovavano proprio nei piccoli paesini che si spopolavano, e mi sono sempre detto ma perché ambientare un racconto o un fantasy nei soliti posti, come non so, in America, in Inghilterra, e non farlo in Calabria, che ben si presta sia a livello di leggende piuttosto che di luoghi. Io parlo tantissimo del bosco, il bosco è per me un luogo mistico e magico allo stesso tempo, e ho detto voglio ambientare questo fantasy con dei personaggi che poi sono degli amici reali, che esistono davvero, in un contesto calabrese. Il contesto calabrese parte da Lamezia, dalle montagne sopra Lamezia, ovvero le montagne dove è ambientato il personaggio del lupo, ma anche diciamo il Colle dell'Infinito stesso, che è un posto simbolico per la compagnia, e decido insomma di intraprendere questo viaggio nel viaggio, perché quando scrivi un libro alla fine è come se tu entrassi in un mondo e ci rientrassi ogni volta che scrivi un capitolo nuovo oppure lo rileggi. Quindi è questo, adesso va molto la parola multiverso. Il multiverso è non tanto un universo parallelo, piuttosto che un universo alternativo dove ambientare dei racconti. E i multiversi fondamentalmente sono i libri sono tanti multiversi. Più tardi parleremo per esempio del libro di Gianni De Seta, La conchiglia d'argento, anche quello è un multiverso perché ci riporta in un contesto realmente storico e realmente accaduto, ovviamente romanzato, e La compagnia del lupo tende a fare la stessa cosa, essendo addirittura una trilogia, voglio osare, perché poi è difficile mettere in un solo romanzo quello che magari ho nella testa, follia o realtà che sia, però è bello poter sperimentare di poter raccontare, ecco, dei luoghi che mi sono cari con persone che mi sono ancora più care, e l'idea è di far conoscere alle persone che non conoscono questi luoghi dei luoghi che sono veramente ricchi di tesori, e il tesoro non è il tesoro da scoprire come la 40ª porta, quindi sai cosa c'è all'interno della 40ª porta, ma il tesoro è il luogo stesso, l'idea del viaggio, l'idea di condividere qualcosa con degli amici e scoprire che alla fine non bisogna fare chissà quanti chilometri per vedere una meraviglia, ma basta avventurarsi nel bosco come un lupo di notte e scoprire, ripeto questa parola che è bellissima, scoprire e condividere qualcosa che aspetta di essere scoperto. Fondamentalmente è anche risposto alla domanda che ti avrei posto, cioè qual è il beneficio che se ne trae leggendo questo libro. Quindi mi hai dato delle risposte che sono assolutamente attinenti, perché c'è uno di quegli aspetti che probabilmente non che venga trascurato, ma che non viene messo in evidenza e risalto, che è quella della promozione territoriale.
la promozione turistica territoriale, che è uno degli aspetti che la parola in sé già racchiude una serie di intendimenti che possono essere a livello politico o comunque possono essere a livello solo di una cerchia di persone o di elite, ma in realtà il concetto di promozione territoriale io penso che dovrebbe essere proprio insito in ognuno di noi, e soprattutto attraverso piccole cose, che potrebbe essere anche quello, non che il tuo libro sia piccolo, ma piccole cose nel senso che attraverso il tuo libro hai praticamente anche effettuato una promozione di questo genere, no? Nel senso che hai induci anche molti a dire: ma questo Riccardo Cristiano dove è stato? Qual è il luogo di riferimento? Tanti luoghi. Tanti luoghi di riferimento. E passiamo però a questo punto a quello che è il titolo, La compagnia del lupo e la 40ª porta. Il primo, diciamo, pensiero che mi è venuto nel momento in cui ho letto il libro è il significato di utilizzare Compagnia del Lupo e 40ª porta. Svisceriamo un po' questo titolo, compagnia. Già di per sé la compagnia, il cui significato è naturalmente noto a tutti, significa condivisione, lo stare insieme, il senso dell'amicizia. Il suo contrario è invece solitudine. Un momento in cui qualcuno non condivide oppure non divide con altri delle cose belle sue, come la condivisione soprattutto è importante quando il sapere di ognuno di noi viene, non rimane racchiuso in ognuno di noi, ma viene condiviso e quindi distribuito a ciascuna persona. Quindi in questa compagnia, che è molto evidente nel libro dalla presenza di molti tuoi amici, che significato può aver avuto o ha, sia come significato vero che come il suo esatto contrario? Beh, guarda, io penso che oltre alla parola compagnia c'è un'altra parola che comunque rappresenta molto l'idea della compagnia, il lupo. Perché il lupo è sia un animale da branco. E questa è una domanda che ti devo porre. Vabbè, ragazza, cosa ti devo dire? No. Allora te la ti rispondo. Parlami di compagnia. Ma la compagnia è il branco fondamentalmente, però ripeto, è la solitudine è anche quella del lupo, perché poi il lupo riesce a essere individualista e quindi ha bisogno dei propri spazi, ma allo stesso tempo deve confrontarsi con la sua compagnia, quindi il suo branco. La compagnia, tu adesso facevi un esempio molto bello, che è quello del comprendere e condividere qualcosa. Nel romanzo si vedono le personalità dei personaggi, ovvero dove non arriva uno arriva l'altro, ma allo stesso tempo non c'è l'idea di voler primeggiare o di voler invidiare in maniera negativa, ma c'è un'ammirazione, quella che ognuno di noi dovrebbe avere nei confronti delle persone, cioè non dovrebbe esserci un'invidia perché una persona riesce in qualcosa, piuttosto uno dovrebbe cercare di condividere quella particolarità che ha con l'altra persona per cercare di costruire qualcosa di comune. Un'altra parola che tu hai utilizzato è quella che poi è anche presente nel libro, cosa combattono fondamentalmente questa compagnia, e l'idea che comunque la cultura, in questo caso dei manufatti, possano essere di proprietà o appannaggio soltanto di una piccola minoranza. E quindi non possono essere, magari, non lo so, visti in un museo, piuttosto che in un contesto dove il libro raro possa essere magari ammirato. E quindi c'è il personaggio negativo che sarebbe Giovanni Maria de' Medici con la sua con i suoi, diciamo, cattivi, che poi l'idea del cattivo, io non ci credo la parola cattivo, io penso che ci possono essere azioni cattive e non esseri cattivi, credo sempre nel riscatto. Quindi c'è questo personaggio che cerca di accumulare tesori, manufatti antichi, e da non permettere di arrivare alla vera conoscenza, che è quella alla fine della scoperta, perché la scoperta e la ricerca sono la conoscenza, perché si arriva a qualcosa. Alla fine l'idea stessa del cammino
che è individuale, anche se poi lo si fa in compagnia, è comunque un'idea di conoscenza. Quindi l'idea di mettersi in cammino per andare alla ricerca di un luogo, in questo caso della 40ª porta, è comunque di per sé cultura e conoscenza, anche se magari alla porta forse non ci arriverai mai. Io richiamo sempre, non l'ho messo nel libro, ma richiamo sempre Itaca, perché mi piace tantissimo quell'idea che è il viaggio che ti devi godere e non tanto arrivare ad Itaca. Quindi la stessa cosa è la Compagnia del Lupo e la 40ª porta. Non pensare alla 40ª porta, pensa al viaggio che ti sta facendo vivere l'avventura, quindi a scoprire nuovi amici, persone che non avresti mai immaginato e che sono arrivati a te non per caso, ma perché dovevano arrivarti per farti fare quel percorso e magari lasciarti anche dopo un po', però perché dovevi farlo. Come nella vita, si incontrano tante persone, si vivono tante situazioni e ci si evolve, perché poi il lupo si evolve e l'evoluzione è questa. Puoi chiedermi quello che vuoi sul lupo. Ecco. Se vuoi ti prendo il microfono, perché a questo punto direi sia Riccardo che Marco, non mi invitate più a fare la moderatrice, perché ormai lui prevede già cosa io gli possa chiedere e quindi mancherei proprio di... Il libro l'ho scritto io, come dove? Vabbè. Di anticipo, spontaneità. No, prima di chiederti questa cosa, in realtà sul viaggio ci sono tanti testi letterari, no? Il viaggio è inteso, il viaggio non è, può essere singolo o può essere in compagnia, ma fondamentalmente quello che percorriamo ogni giorno è un viaggio, no? È il viaggio di una che corrisponde al nostro modo di viverlo. Per cui è importante evidenziare se quel viaggio viene, se il viaggio viene ripercorso con una compagnia che può essere adeguato o meno, ma con la quale hai la possibilità di ottenere un risultato che ti faccia star bene, è chiaro che insomma è la cosa a cui andiamo tutti. Il lupo di cui lui già aveva accennato qualcosa, in parecchie occasioni abbiamo chiesto, ma perché scegliere la figura del lupo e non per esempio di un criceto? Anche perché l'identificazione del lupo spesso e volentieri di un qualcosa di feroce, no? Di un qualcosa che ti può aggredire, che può essere qualcosa che ti arreca un danno. Che cosa invece può essere esattamente il contrario nel tuo libro di identificativo rispetto al lupo? E perché proprio il lupo? Ma guarda, io ho sempre risposto raccontando un po' la storia del perché, per esempio, io mi chiamo Cristiano. In tutti i paesi ognuno di noi ha un soprannome, almeno le famiglie al sud hanno un soprannome. La mia, paradossalmente, veniva chiamata I Lupi, quindi era anche scontato che forse scegliessi il lupo. Però il lupo per me rappresenta oggi più che mai, quando si parla anche di natura, un essere che invece non è feroce, perché poi alla fine forse l'essere più feroce è sicuramente l'essere umano, perché il lupo segue la sua natura. Il lupo è un animale molto fiero, è un animale che crede nella famiglia, perché rimane con la compagna tutta la vita e fa branco, ma sa anche stare da solo, e mi rappresenta tanto questo animale. Poi il lupo è anche un archetipo, secondo me, molto mistico. Ognuno magari può scegliere, che ne so, il leone piuttosto che l'aquila, l'orso, la farfalla. Io ho scelto il lupo perché l'idea dell'essere selvaggio, e quindi selvaggio inteso come libertà, ma anche come responsabilità della libertà, perché tu puoi essere anche libero quanto vuoi, però poi non sei realmente libero se non fai tesoro di questa libertà che ti viene data, perché la libertà è un dono ma allo stesso tempo una responsabilità. Quindi il lupo ha la possibilità di correre libero, di essere se stesso, e il personaggio comprende di essere se stesso proprio quando diventa lupo. Però diventando lupo ha paura che possa spaventare anche gli altri, spaventando se stesso fondamentalmente. Ma il lupo è comunque l'animale che rappresenta di più lui, in quanto è diverso rispetto, magari, non lo so, a un altro tipo di animale che non si caratterizza per l'essere un animale buono in assoluto, tipo il cane. Quando tu pensi a un cane, pensi il cane è buono.
è fedele, starà con te e ti farà sempre le feste. Il lupo invece riesce a mettere dei paletti, il lupo riesce a comprendere che deve fare la cosa giusta, anche se passerà per cattivo. E non è essere cattivo probabilmente, ma è fare la cosa giusta che gli altri spaventa, cosa che gli altri spesso non riescono a fare. Riescono a fare la pecora, ma non riescono a fare il lupo. E il lupo alle volte fa delle scelte, anche nel gruppo, che altri non farebbero perché tendono a uniformarsi alla massa. E allora preferisco essere un lupo piuttosto che seguire il gregge, perché sarei la pecora nera in ogni caso, quindi almeno sono un lupo. E qui hai anche risposto alla domanda. Mi alzo e me ne vado, a questo punto ti mando qualcun altro. No, no, è perché sempre leggendo il libro di Riccardo, mi ero soffermata su una citazione di Mowat, non so se lo pronuncio bene, perché è uno scrittore etologo e conservazionista canadese, che dice: abbiamo condannato il lupo non per quello che è, ma per quello che abbiamo deliberatamente ed erroneamente percepito chi fosse. L'immagine mitizzata di uno spietato assassino selvaggio che in realtà non è altro che l'immagine riflessa di noi stessi. Per cui con la tua spiegazione del lupo ci hai dato la possibilità di non immaginarlo quindi assassino e spietato, e ci hai dato anche la possibilità di non rischiare di vedere la nostra immagine riflessa al riguardo. Quindi, il lupo di solito è anche un animale guida, soprattutto per le culture. Per le culture degli indiani d'America il lupo è un animale guida. I totem che venivano insomma eretti dagli indiani d'America, il lupo rappresentava proprio lo spirito per antonomasia al quale bisognava aspirare, perché la personalità del lupo, vabbè, c'è la solita leggenda dei due lupi, quella la conoscono un po' tutti, che dice che ognuno di noi è dentro di sé un lupo buono o un lupo cattivo, bisogna vedere a quale dai voce, anzi quale alimenti di più. L'idea del lupo come animale guida è il senso, secondo me, anche della vita. Puoi scegliere di essere bestia fino in fondo o fare la differenza seguendo quello spirito, invece, che è uno spirito che si ricollega con quello della natura, con lo spirito della natura. Lo spirito del lupo è proprio l'esempio di un essere che non si piega al progresso, alla cosiddetta civilizzazione, che secondo me nemmeno c'è, ma è qualcosa che va al di là. Il lupo non attacca mai una persona, come anche l'orso fondamentalmente, a meno che non è minacciato, e comunque lo fa per proteggere il branco e per proteggere i suoi piccoli, cosa che fa anche l'essere umano, con la differenza che l'essere umano lo fa alle volte per dichiarare guerra, perché vuole un possesso di qualcosa. Il lupo, purtroppo, come l'ambiente naturale, viene spogliato di quello che è poi il suo regno, e allora lì bisogna scegliere se considerare il lupo cattivo perché stai entrando in casa sua e nel suo territorio, oppure considerarlo semplicemente un essere che sta cercando di sopravvivere in un mondo che tende a fagocitare tutto. E allora, ripeto, l'essere più famelico, l'essere più cattivo, che forse è veramente il lupo cattivo, non è il lupo, ma è l'essere umano. Io penso sempre questo, perché la natura ci insegna quello che è realmente giusto. Cioè, se noi guardassimo davvero la natura come specchio di quello che dovremmo essere, allora non sbaglieremmo, perché la natura in sé è perfetta in quanto ha previsto tutto. È l'essere umano che vuole sostituirsi alla natura, creando magari alle volte delle situazioni che esulano dal contesto stesso dell'idea dell'anima. Cioè, lo spirito del lupo è uno spirito, è un qualcosa, è un'essenza. Noi siamo essenza, e il lupo incarna questa essenza di essere selvaggio ma allo stesso tempo indomito. Vabbè, l'augurio a questo punto che ciascuno di noi che si specchia veda la parte buona di se stesso, no? Sempre e comunque. Arriviamo alla 40ª porta. Allora, la porta. Noi quando immaginiamo una porta, questo è stato anche un test di carattere psicologico che mi fecero una volta. Allora, questa è una porta, lei come la vede, aperta o chiusa? Non vi dico il risultato perché era una cosa abbastanza particolare.
La quarantesima porta, allora, l'identificazione di una porta in genere potrebbe essere quella di una porta chiusa, no? Quindi la quarantesima porta ti dà l'idea che tu hai ripercorso un viaggio aprendo una serie di porte fino ad arrivare a questa quarantesima. Oppure era una porta chiusa, quindi è una porta chiusa, oppure è una porta aperta che ti dà già la possibilità di entrare in una dimensione, in una prospettiva, innanzitutto quella futura di fare un'altra serie di libri al riguardo. Però l'idea di questa porta, dacci un'indicazione. Erano tutte porte chiuse che voi avete aperto, oppure semichiuse, o aperte e le avete scoperte nel vostro percorso? Non so se il mio dire è comprensibile, ma non perché tu non abbia compreso, se che io mi sia fatta comprendere al riguardo. Sì. Beh. No, sei stata molto chiara. No, l'idea della porta, vedi, io non penso mai alla porta se aperta o chiusa, perché è come guardi le cose. C'è a me piacciono un sacco le frasi dei film, perché poi comunque ti aprono un mondo se riesci comunque ad avere l'accortezza di leggerle. È un po' come la risposta te la do rispondendoti con una frase di un film, che è Matrix. C'era appunto il protagonista che doveva piegare un cucchiaio e lui provava a piegare con la forza del pensiero il cucchiaio, e un bambino gli spiega semplicemente che non è il cucchiaio a dover essere piegato, si doveva piegare lui per poter piegare il cucchiaio, e quando lui si è piegato il cucchiaio si è piegato anche. E l'idea è la stessa cosa: la porta non è aperta o chiusa, devi capire tu come intendi la porta. La porta è una strada. La porta è una possibilità, quindi se tu vuoi che la porta sia aperta, la porta sarà aperta, se tu vuoi che la porta sia chiusa, la porta sarà chiusa. Ma se tu però non decidi di fare un'azione, è l'azione che cambia le cose. Quindi la quarantesima porta è un simbolo di qualcosa. Per il cattivo della situazione è il luogo dove ci sono tanti tesori, dove c'è la conoscenza. Per la compagnia è un luogo invece da preservare, qualunque cosa ci sia dentro. È un qualcosa che non deve essere appannaggio di mani sbagliate. Quindi è un punto di vista la porta. La porta esiste, c'è, però l'idea di cos'è c'è dentro la porta, o se la porta sia aperta o chiusa, dipende da te che sei il lettore. Ti viene data questa facoltà nella vita, un po' come scegliere la strada giusta o la strada sbagliata. Quindi la quarantesima porta esiste. A te la scelta se è aperto o chiusa. Naturalmente questo sta ad indicare che il libro va letto per poter comprendere fino in fondo il significato di quello che tu stai dicendo. Io mi avvio alla conclusione, perché mi piace invece sempre citare, sì, con il microfono un rapporto, dico sempre, conflittuale. Quindi la prossima volta l'archetto anche per me. Ce l'abbiamo, la prossima volta lo uso pure per te. Mi piace sempre ricordare, perché è un accenno che poi mi unisce ancora di più al nostro Riccardo, il riferimento a questo grande pittore che è Van Gogh, no? Quindi già l'esposizione del libro, che molto non ha niente di cupo, è assolutamente solare, anche nelle situazioni in cui sembra che ci sia un mistero, un qualcosa che possa essere così tenebroso, in realtà non lo è, perché poi dopo si apre in una prospettiva di beltà, di zone che, circostanti, che hanno un valore ambientale ed emozionale enorme. Il riferimento a questo autore, perché Van Gogh è l'autore, è il pittore del colore, no? C'è questa bellezza che traspare attraverso i suoi dipinti, che è il colore inteso come immagine che ti impressiona nel guardarlo. Questo Van Gogh, giusto per concludere appunto, questa è anche nella tua vita, questo colore, questa emozione, questo trasparire,
nonostante Van Gogh fosse uno di quei personaggi molto cupi, in realtà non ti corrisponde come figura, ma quest'arte di questo autore corrisponde al tuo essere oppure no? Eh beh, se l'ho messo nel libro sicuramente corrisponde, ma poi la parola secondo me che si addice molto a Van Gogh quando vedi quadri è estasi. Cioè io quando ho osservato il cielo stellato di Van Gogh penso proprio all'idea del bosco e della notte, perché vai alla ricerca sì di quello che c'è davanti, però alla fine tendiamo sempre a puntare gli occhi al cielo e a cercare, che ne so, la Via Lattea, la volta stellata, e Van Gogh, che era un visionario, sicuramente una persona unica. Perché non mi piace definire una persona tramite quello che poteva essere un suo problema. Van Gogh era una persona unica che aveva una visione del mondo sicuramente diversa da quella che è la mia o quella di altri, però ci faceva vedere anche lui invece di una porta una finestra, in questo caso, perché i suoi quadri erano finestre verso un mondo fantastico, un mondo davvero dove ti potevi perdere e ritrovare, perché poi quando guardi veramente il cielo stellato di Van Gogh, lì puoi immaginare, c'è stata anche la possibilità di farla questa cosa, con delle animazioni, vedere allora in pratica c'è un effetto, quando si prende la fotocamera e la si mette puntata verso il cielo, la volta stellata, se si mette appunto in esposizione, si muove, le stelle, tu vedi la scia stellare. Ecco, Van Gogh è riuscito con un quadro a fare quello che altri sono riusciti oggi a fare, magari con le foto e con le moderne tecnologie. Tu riesci a guardare un quadro di Van Gogh e immaginare che il quadro possa muoversi, perché lo osservi con un occhio che non è soltanto il tuo, ma è l'occhio di Van Gogh. Almeno se hai la sensibilità di guardare i quadri con quella possibilità, ecco, è fantasia che aveva Van Gogh, malgrado la sua sofferenza, riesci a percepire i colori come qualcosa che invece sono sensazioni e sentimenti. Ed è soltanto tipica, secondo me, degli artisti e dei bambini, perché i bambini riescono a vedere i colori e bisogna probabilmente mantenersi integri nella curiosità, nel fatto di voler vedere i colori. Sì, ok, ci sono anche le sfumature come il nero, il grigio, ma il colore sarà sempre quello che tu guarderai la mattina, l'azzurro del cielo piuttosto che il sole e i fiori. E Van Gogh era l'esempio del colore mistico e del colore unico, perché era Van Gogh, e io ho amato Van Gogh e lo continuo ad amare perché Van Gogh fa parte della mia vita e della mia essenza. Quindi ti ringrazio della domanda su Van Gogh, non so se ho risposto. Sì, hai risposto egregiamente, ed è questo l'esempio di come la diversità non è tale ma è originale. La diversità è originale. Allora, intanto, quindi, La compagnia del lupo e La 40ª porta, diciamo che è l'inizio di una serie che probabilmente tu hai già pensato, e quindi nell'attesa di questa nuova... del capitolo 2, dai! Chi è che ti ha definito Harry Potter? Ah, Riccardo prima? Vero che eri... Sì, boh, Harry Potter. Ma io più che Harry Potter mi sento molto più, sai... Allora, all'epoca esiste... Io sono molto più... allora, Harry Potter è recente. Io sono cresciuto negli anni 80-90, quindi c'erano i Goonies, che erano molto più simili a me. E Indiana Jones, che adesso tra l'altro è ritornato in auge con il nuovo film. Sì, dai, c'è il 2 che uscirà a dicembre. È una trilogia. Adesso ovviamente dobbiamo lasciare spazio agli altri libri, perché sennò non si può fare. L'editore mi dice che comunque ovviamente il libro è acquistabile anche online, oltre che qua, e casa editrice ovviamente Ufficio Editoriale d'Acleto. Grazie per avermi dato questa possibilità, perché mi piace chiacchierare con te, perché sei la mia musa. La prossima volta però mi preparerò altre domande. Per altri libri. Cambia lupo. Per altri libri. Grazie.